capito che era l'anno giusto per diventare campioni d'Europa? L'11 luglio alle 11.58? Sì, quello. Sapevamo che eravamo un grande gruppo, grandi amici, e alla fine siamo diventati fratelli, quello lo sapevamo. Eravamo consapevoli che eravamo una grande squadra e piano piano aumenta la consapevolezza, no? L'autostima, e là ci speri sempre di più e vedi il traguardo più vicino. Però è normale che dopo incontri Belgio, Spagna, tutte le squadre fortissime, in Inghilterra in finale, quindi non si sa mai, è un 50-50 ogni partita, però noi eravamo consapevoli di essere una grande squadra. Ovviamente noi abbiamo un ricordo del tuo anno a Perugia, che è stata anche la svolta della tua carriera, che Bisoli ti portò terzino, giusto? Sì, sì, è stato già giocavo in precedenza, avevo già giocato come quinto, come l'Atalanta, come l'Atalanta e Gasperini, però lì ho trovato più continuità da terzino sinistro e mi sono fatto vedere, ho trovato più autostima, più consapevolezza dei miei mezzi e poi lì è partito tutto. Tu hai vinto i campionati d'Europa, però a Roma c'è una grandissima aspettativa su di te e soprattutto ti aspetta Mourinho. Ma sì, mister, mi aspettano i miei compagni, non vedo l'ora che questo lunedì che riprendo le mie terapie, il mio lavoro, così vedo giorno per giorno, vedrò i miglioramenti e non vedo l'ora di rientrare. Hai già parlato con Mourinho, ti ha telefonato? No, ci siamo incontrati a Trigoria, ho visto qualche allenamento, qualche amichevole, ma lui è un allenatore tosto, una grande persona, sono felice. Tu sei di Foligno, per cui abbiamo la presidente di Montefalco, un bel derby. Io vado spesso a Montefalco a mangiare, ma l'Umbria è tutta bella, è tutta veramente tutta bellissima. Grazie Leonardo. Grazie.